Buongiorno, oggi è il martedì 12 gennaio, andiamo a fare l'analisi per la giornata di oggi partendo dal calendario, un calendario che presenta le 13 previsioni delle IA sull'energia nel breve termine, poi abbiamo i nuovi lavori Jolt, che anche questo è per oggi, e poi vedete che la giornata si conclude abbastanza tranquillamente, una giornata tranquilla. Partiamo dall'euro-dollaro. L'euro-dollaro, come avevo detto, era in chiusura ormai di G3, vedete che dopo aver fatto questo doppio massimo è ritornato al ribasso, adesso dovrebbe andare a prendere questa media 55, la media 50. Per il momento il trend rimane comunque sempre longo, per questo è rivolto verso l'alto, però adesso c'è una correzione, per il momento aspettiamo prima di entrare sull'euro-dollaro. La sterlina invece, lei ieri, anche lei, come potete vedere, ha fatto una candela negativa, anche qui sta chiudendo il ciclo. Per il momento il trend rimane, per il momento comunque sempre long guardando la media 50, che è quella che fa affidamento. Il dollaro yen, dove io sono dentro short, ha recuperato, vedete che ha rotto adesso la media 50, però siamo in un G4. Per il momento il trend per me rimane ancora short, staremo a vedere che cosa succede. Per il momento aspettiamo a 104.600, per il momento non faccio niente, rimango col mio short. Poi il dollaro canadese che anche lui ha recuperato, ha fatto ieri una candela positiva, però comunque il trend per me rimane ancora short, aspettiamo, non facciamo niente. AUD USD, vedete voi stessi che sta correggendo anche lui, è in un G2, per il momento non facciamo niente, il trend comunque rimane sempre long. Il dollaro messicano, che sono entrato sulla candela annuale, per me rimane, per il momento ha fatto ieri un'altra candela positiva, per il momento sono in profitto, però per il momento aspettiamo perché la media 50 è ancora rivolta verso il basso, poi attenzione alla media qua 600 che potrebbe fare da resistenza, attenzione qui alla media 600. Poi, dopo il dollaro messicano, andiamo a vedere il Ethereum. Ethereum che ieri ha fatto una discesa, vedete che è andato a prendere questo quasi la media 21, probabilmente il trend rimane sempre al rialzo, candela negativa, per il momento comunque il trend per me rimane ancora longo. Il Bitcoin, dopo aver superato i 40.000, come potete vedere, anche lui ieri ha fatto un suo ritracciamento, vedete che dopo aver fatto il massimo a 39.941 è andato quasi a 30.000, vedete che è andato a 30.000, ha perso 9.000 punti, per il momento anche qui, per il momento il trend rimane comunque sempre long. Poi dopo il Bitcoin andiamo a vedere il US dollaro che ieri ho messo come target io 11,50, non ha mai raggiunto l'11,51, comunque siamo sempre in un G4, il trend rimane comunque ancora short. Il gold, dopo aver preso il mio stop profitto, per il momento non faccio niente, ieri ha fatto una candela negativa, ma non ha rotto la media 200, che rimane ancora verso l'alto, per il momento aspettiamo prima di fare qualsiasi cosa, veramente inutile entrare al mercato al momento. Questo potrebbe essere questo minimo fatto ieri, il minimo della partenza del G2. Questo potrebbe essere un G2. Se noi guardiamo il trend, vedete che è 1930, vedete che qui siamo alla 29ª candela. Per il momento aspettiamo prima di fare qualsiasi cosa. Poi dopo andiamo a vedere il petrolio, che è il petrolio, eccolo qua. Petrolio dove io sono sempre dentro long, per il momento vedete che ieri ha fatto una candela negativa, però comunque il trend rimane, siamo in un G4, ovviamente per me rimane sempre long. Poi dopo il petrolio andiamo a vedere il Dow Jones, eccolo qua, Dow Jones che ieri ha fatto una candela negativa, vedete che anche qui c'è questa pin bar, per il momento anche qui aspettiamo di vedere che cosa succede per il momento sul nostro Dow Jones. Poi dopo il Dow Jones andiamo a vedere il nostro DAX, eccolo qua, DAX che ieri ha fatto anche lui
Una candela negativa, per il momento anche qui aspettiamo prima di aprire qualsiasi posizione, poi la soia che ieri ha fatto una candela negativa, vedete che però rimane con un nuovo massimo, ieri ha fatto un nuovo massimo a 1388, trend rimane comunque ancora long. Dopo la soia andiamo a vedere il copper che ieri ha fatto la sua candela negativa, vedete che adesso sta chiudendo il ciclo, per il momento aspettiamo di vedere che cosa succede. E per ultimo terminiamo con il gas che ieri, vedete che il gas ha fatto un'altra candela positiva, ha rotto la media 50, attenzione, siamo in un G3, per il momento qui potrebbe continuare a salire, però aspettiamo, non faccio niente per il momento. Io vi ringrazio, vi auguro a tutti una buonanotte e ci sentiamo domani. Ciao a tutti!